tutte le mattine alle 7:15 era qua, faceva il giro, faceva gli ordini, poi dopo ripassava, sempre due parole, sempre una battuta, e poi dopo andava in cucina a preparare. Quando era il giorno dei tortellini, in genere il martedì, guai, lui voleva assolutamente la primissima scelta, in genere il 30 mesi, dove toglievi la crosta, la staccavi, il tortellino era sacro. A un certo punto arriva Hermes, gli fa a Max, fa, ma cotolette sono tutte qua? Hermes ha preso il piatto senza dire niente, è tornato di là, è tornato con altre 6-7 cotolette, fa, adesso in maglietta. Hermes per me era un messaggero di relazioni, di umanità, di amicizia, di cucina, di contaminazione comunitaria. Come per tanti volevamo molto bene a lui e lui voleva molto bene a noi. Nel corridoio sento dire, ma dov'è la Carafoli? Mi ha invitato poi ad andare alla sua trattoria e mi ha detto, sempre in dialetto, te quante vini in trattoria? Ti aspetta il tuo turen, aspetti il tuo turno, e ma in qualche ghe. Va bene Hermes, quindi io mi sono presentata lì e mi ha inserito immediatamente nel tavolone degli amici, era già un onore, no? Hermes era veramente la persona che incarnava lo spirito modenese ed era l'oste, anche se vuoi un po' burbero, ma da un cuore generosissimo. Una volta arrivato mi ha detto, Andrea, dammi qualcosa perché parto, vado in Africa ad aiutare i bambini. Io ero sicuro che quei pochi soldi che gli ho dato arrivavano veramente a chi ne aveva bisogno. Gennaio 2005 sono arrivata per la prima volta qua e Hermes mi ha accolto come nessun altro in questo mondo e sono rimasta fino ad oggi. La Bruna è stata mia insegnante e ad oggi prendo i complimenti come prendeva lei una volta. Parliamo di una persona che ha lavorato su Modena e che ha creato quello che è la cucina modenese. Il motivo per cui ho portato avanti questa trattoria, perché non si poteva fermare, doveva andare avanti col ricordo di Hermes e doveva portare avanti quello che è la cucina tipica modenese. Salute. Burra! Volete tagliatelle asciutte, volete i maccheroni e i petti e tirati in padella. E i fasoli? Maccheroni. Tirati in padella? Due maccheroni. Due maccheroni. Una tagliatella. E due tagliatelle.